Signori, benvenuti in un nuovo video di Mr. Ba, come sempre se non è cambiato niente, oggi torniamo a parlare di animali, oggi parliamo di un argomento molto complicato. Oggi andiamo a parlare nello specifico dello shock anafilattico e andremo a vedere cos'è, come funziona e se i ragni e gli scorpioni ci possono causare lo shock anafilattico con il loro morso e con il loro veleno. Detto questo, però, direi di non perdermi tante ciance e di cominciare subito quindi con il video. Allora, una delle paure più comuni quando si pensa agli artropodi, ossia un gruppo che racchiude gli invertebrati, ossia insetti ed arachnidi, quindi anche ragni e scorpioni, è spesso la paura di riscontrare uno shock anafilattico dopo essere stati punti o morsi. Tutto questo ovviamente è dovuto al veleno del ragno o dell'insetto in questione. Questa paura è pienamente condivisibile e talvolta anche comprensibile. Note ormai sono i casi di shock anafilattico dovuti per lo più a dimenotteri, spesso di api o di vespe. Talvolta quindi si pensa che se una piccolissima e semplicissima ape può ledere così tanto, quindi la nostra vita, allora i ragni, spesso molto più grossi e brutti, sono senz'altro capaci di peggio. Spesso infatti molti parlano di shock anafilattico, ma in realtà nessuno, o comunque quasi nessuno, sappia in realtà cosa sia veramente lo shock anafilattico e quali siano in realtà i veri motivi e i meccanismi che lo determinano. Ora, prima che io vi spieghi se effettivamente il veleno degli scorpioni e dei ragni possa causare in noi uno shock anafilattico, è ovviamente necessario che io vi spieghi cosa sia di fatto lo shock anafilattico e come funzioni e quali siano ovviamente le cause che lo determinano. Quindi vi prego di ascoltarmi molto attentamente e con molta precisione, ciò perché stiamo per parlare di un argomento veramente, veramente molto difficile e complicato. Pertanto, non ascoltare significherebbe non capire assolutamente nulla. Detto questo, colgo anche l'occasione per dirvi che io non sono un medico, ok? Non sono specializzato in medicina, non sono specializzato nei veleni e robe così. Questo è solo un video su YouTube nato dalla mia pura e semplice passione e anche dal mio interesse e dalla mia curiosità. Quindi ribadisco che non sono un medico, quindi non prendete le informazioni di questo video come oro colato, va bene? Prendetelo come un piccolo spunto o come comunque un leggero spolvero, diciamo così, su quello che io sto per dirvi. Non affidatevi a me, in tal caso, se mai veniate morsi o punti da un insetto velenoso o da un ragno o scorpione che sia, rivolgetevi subito all'ospedale e contattate il centro antiveleni più vicino a voi. Detto questo, continuiamo pure con il video. Ovviamente, trattandosi di un argomento veramente molto complicato, cercherò di semplificarvi il più possibile l'argomento in modo che possiate capirlo nel modo più facile in assoluto. Tuttavia non vi prometto niente perché è veramente difficile rendervi abbastanza semplice un concetto molto complicato di per sé. Non è semplice dare una definizione accurata e precisa di cosa sia in realtà lo shock anafilattico, dato che spesso si presenta come sindrome che colpisce diversi apparati, come per esempio il cutaneo, il gastrointestinale, il respiratorio o anche il neurologico. Se proprio dovessimo dirlo nella maniera più esplicita, più semplice o più rozza che sia, come preferite, potremmo definire
che lo shock anafilattico non è altro che la più grave e pericolosa forma di allergia che esiste, che perciò, se non curata il più rapidamente possibile, può portare anche alla morte. Spiegato questo, quindi andiamo a vedere più nel dettaglio le cause che lo scatenano e che lo determinano. Beh, partiamo col dire, ragazzi, che tutto ciò che ci circonda, qualsiasi molecola, può letteralmente interagire con noi, può letteralmente interagire con il corpo umano. Come? Beh, attraverso due semplici modi: attraverso contatto cutaneo, ossia la nostra pelle, o attraverso le vie respiratorie aeree, quindi spesso attraverso o la bocca o il naso. Alcune poi di queste molecole, di queste sostanze, viene percepito e viene definito quindi dal nostro corpo come estranee, e che quindi cercherà in tutti i modi di attaccare e di conseguenza di distruggere. Il tutto ovviamente grazie agli anticorpi presenti naturalmente nel nostro corpo e prodotti con regolarità. Ora, il corpo estraneo, definito antigene, viene marcato e placcato dall'anticorpo specifico per facilitarne la sua eliminazione. Ovviamente nel mentre il corpo comincia a produrre notevoli quantità di questo tipo di anticorpo, ciò per bloccare in modo più semplice possibile l'antigene e di conseguenza di distruggerlo. Tuttavia, alcune persone ipersensibili sono predisposte a produrre degli anticorpi che attaccano letteralmente qualsiasi cosa entri nel nostro organismo. Nella maggior parte di questi casi l'antigene è spesso di origine alimentare, e talvolta essi vengono definiti allergeni, ciò perché pare scatenino quindi delle allergie o comunque delle reazioni allergiche. Ciò è dovuto alle immunoglobuline, ossia gli anticorpi E, dette o abbreviate semplicemente in IgE, che riconoscono come strane le sostanze spesso naturalmente presenti nell'ambiente o nel cibo e che quindi cercano di attaccare e ovviamente anche di distruggere. In questo caso però la difesa degli anticorpi comincia a diventare eccessiva ed esagerata, e perciò vengono quindi rilasciate delle sostanze pro-infiammatorie e soprattutto grandi quantità di istamina. Ora, la reazione allergica può essere o semplicemente locale o può anche manifestare dei sintomi sistematici. Ciò ovviamente varia molto da svariati tipi di fattori, per esempio la stessa sensibilità dell'individuo specifico. Ora, ragazzi, io ho tolto un sacco di cose, ci sarebbero ancora un sacco, una miriade di cose da dirvi, ma facciamo che io ve le taglierò, perché tanto sono cose che non sono fondamentali alla comprensione di tutto questo grande pippone che vi sto raccontando, perché altrimenti veramente non la finiamo più con questo video e vi fate due pelotas grandi quanto una casa. Inoltre andrebbero anche a complicare di più l'argomento, come se già tutto ciò che non vi ho detto fino adesso non fosse già complicato di suo. Vi basti solo sapere comunque che questa fortissima reazione allergica si verifica spesso entro pochi secondi o minuti dall'esposizione dell'organismo all'antigene. È infatti tale rapidità che rende lo shock anafilattico molto pericoloso, difficile quindi da trattare e da prevedere. Ma cosa provoca lo shock anafilattico? Beh, lo shock anafilattico spesso provoca un edema, ossia un gonfiore che spesso appare in una zona del corpo a causa di un eccessivo accumulo di liquidi. Tale edema può essere tessutale
o cutaneo, come preferite, ossia sempre a livello della pelle. Un esempio può essere le famose ustioni di primo, secondo e terzo grado, che vi provocheranno delle pustole, comunque dei rigonfiamenti pieni di liquido. Questo è un classico esempio. Oppure a livello polmonare, quest'ultimo spesso è molto più frequente quando si parla di shock anafilattico. Spesso può venire questa situazione anche alla gola. Questa situazione infatti impedisce quindi al soggetto di poter respirare correttamente, provocando quindi nel soggetto ansia e paura, che peggiorano quindi il quadro clinico. Infine, inoltre, vi è un rapido abbassamento della pressione sanguigna, che provoca quindi coma o collasso. Tutto sto pippone infine porta quindi a uno sbilanciamento fra disponibilità dell'ossigeno e la domanda metabolica, che talvolta vanno a causare uno shock sistematico che, se non curato, provoca la morte del soggetto. Le principali cause che causano lo shock anafilattico sono ben 6: alimenti, polline, funghi, lattice, veleno di artropodi o serpenti, farmaci e antibiotici. Ma tra tutti questi 6 elementi, quello con più casi registrati, quindi di shock anafilattico, non è altro quindi che il cibo, esattamente quello che tutti noi mangiamo ogni singolo giorno. Detto questo, siamo finalmente arrivati alla nostra benedettissima domanda. Ok, tutto, ma i ragni e gli scorpioni possono causarci uno shock anafilattico con il loro veleno? Beh, come abbiamo ben visto, spesso il veleno degli artropodi è una causa di shock anafilattico. E sì, purtroppo i ragni e gli scorpioni rientrano proprio negli artropodi. Questo perché, a quanto pare, alcune proteine mischiate ad altre sostanze chimiche presenti spesso nel veleno di alcuni tipi di artropodi ci possono causare quindi uno shock. In tal caso il decesso, il collasso quindi della persona, avviene solitamente in un range di tempo che varia dal 30-60 minuti dal suddetto morso o dalla suddetta puntura. Quanto invece riguarda gli aracnidi, i casi di shock anafilattico riportati sono estremamente rari. Tra i pochissimi casi non bene documentati sono dovuti, indovinate un po', agli scorpioni, mentre invece a quanto pare sembra che la maggior parte sia dovuta proprio ad animali che nessuno si aspetterebbe, ai morsi di zecca. Mentre invece i ragni non hanno mai riportato casi di shock anafilattico concretamente registrati, dovuti quindi al loro morso o più che altro al loro veleno. Infatti sembrerebbe proprio da degli studi che il veleno dei ragni non contenga le sostanze giuste per innescare in noi lo shock anafilattico. Una piccola curiosità che vi devo dire è che la maggior parte dei casi di shock anafilattico registrati per quanto riguarda gli aracnidi, quindi abbiamo visto per gli scorpioni, e per quanto riguarda anche gli altri artropodi, quindi parlavamo prima di imenotteri come api e vespe, in realtà, pensate bene, non sono dovuti proprio al 100% al veleno che è entrato in circolazione nel nostro corpo, ma bensì pare siano dovuti infatti a una ulteriore reazione dovuta all'antidoto somministrato per appunto in ospedale. Quindi, in conclusione, state più che tranquilli, ragazzi, che se mai veniate punti o veniate morsi da uno scorpione o da un ragno, le probabilità che in voi si scateni uno shock anafilattico sono veramente, ma veramente basse, sono estremamente basse, quasi
impossibili, mi verrebbe da dire. Tuttavia, però, fate attenzione alle zecche. E detto questo, ragazzi, finalmente si conclude qui questo bellissimo video, la nostra domanda, no, sulle shock anafilattico e se è possibile riscontrarlo con il veleno dei scorpioni o dei ragni. Vi ricordo ancora una volta che questo qua è un video su YouTube puramente teorico, atto soltanto un po' a intrattenervi e a, diciamo, tranquillizzarvi, ma io non sono un medico, non sono un... come si chiamano quelli che studiano il veleno? Piccola gaffa dietro del video. Tuttavia, comunque, io non sono un esperto, questo qua è soltanto un mio dubbio che mi sono fatto e ho detto, ma bello sto dubbio, e se mi informassi un po' ci portassi un video su YouTube? Non sarebbe male, quindi ragazzi, non prendete per oro colato, ma sicuramente state un pochino più tranquilli che è difficile questa cosa qua. Tuttavia rinnovo sempre il fatto che sempre con tranquillità, perché come spiegato prima, se un insetto, un ragno velenoso mi morde, andare nel panico è la cosa peggiore che potete fare, perché aumenterete l'afflusso della circolazione sanguigna e quindi il veleno raggiungerà prima tutto il corpo. Quindi voi state tranquilli e andate in pronto soccorso. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo come sempre al prossimo video da Mr. Black, è tutto. E arrivederci.